Abbiamo chiesto alle aziende con quali dati personalizzano l'esperienza del cliente sui diversi touch point. Allora, vedete che il CRM è lo strumento principe. Oggi il 60% delle aziende utilizza abitualmente i dati da CRM per personalizzare i touch point. Poi i dati delle transazioni, e vengono tante considerazioni da fare guardando questa chart. Intanto la complessità, guardate quante fonti diverse di dati ci sono oggi che vanno integrate in questa famosa vista ricca del cliente. Poi ci sono delle fonti che fino a ieri erano marginali e adesso sono esplose. Quelle in rosso nella leggenda, come vedete, sono delle tipologie di dati, tipo le preferenze implicite o esplicite, che erano usate da pochissimi e adesso si comincia ad usare. Quindi la personalizzazione è una frontiera mobile perché richiede di scoprire come usare ogni anno nuove fonti di dati. Guardate per esempio i dati da smart devices che sono appena entrati nella nostra classifica, usati solo dal 3% delle aziende. Quindi competenze organizzative, competenze analitiche, capacità di personalizzazione, ci vogliono degli strumenti per usare questi dati, per usare questi insight. Ci vogliono il CRM, ci vogliono strumenti di reporting, ci vogliono strumenti di marketing mobile. E abbiamo chiesto alle aziende, ma vedete due barre nel grafico, c'è anche la barra, quella azzurra più chiara, dell'opinione dei vendor, a quali strumenti per lavorare sulla customer experience e sulla loyalty sono attualmente più interessate, quindi un po' il barometro di dove vogliono andare. Senz'altro vedete che le barre sono abbastanza in accordo tra loro, quindi visione dei brand e dei loro fornitori si avvicinano. Forse le aziende, ecco, sono molto molto concentrate sul CRM, i fornitori dal canto loro quest'anno, e questo è un segnale molto veritiero, si sono sentiti chiedere mai come quest'anno piattaforme di e-commerce, vedete che l'hanno visto proprio come una priorità delle aziende. Detto ciò, ecco un altro delle riflessioni interessanti guardando questi dati, la facevamo insieme a Fulvio Furbato di Advice. Chiedo intanto se possiamo avere Fulvio, perché ecco, mentre guardavamo i dati, se ricordo bene, tu ci facevi notare innanzitutto che qui si vede una grande frammentazione, quindi non c'è uno strumento su cui tutti puntano, ma un pochino tutti sono interessati a cose diverse. Ecco, aiutaci a riflettere su questo tema, secondo me molto interessante. Dove stiamo andando? Sì, buongiorno a tutti, grazie Cristina. Secondo me emerge da questa slide e in generale nel nostro comparto, per chi lavora tutti i giorni sul cliente, sul mercato, una parola chiave che poi io sono andato a srotolare nel suo significato, che è la parola confusione. Se noi prendiamo la parola confusione, sostanzialmente dice che il dizionario dice una cosa che non si riesce ad interpretare, e spesso con esito contraddittorio. In questa slide ci sono tanti elementi di contraddizione e c'è anche abbastanza confusione, la spiego. Noi reseller, noi agenzie che lavoriamo nel comparto marketing, diciamo con un taglio tecnologico, quindi con piattaforme, eccetera, abbiamo una quota di mercato ben identificata, si chiamano MarTech Company, sono aziende che sono a metà fra il marketing e la tecnologia. Ecco, questa, diciamo, dal punto di vista reseller è abbastanza semplice, perché le due esperienze, le due scienze si sono unite con la doppia competenza. Nelle aziende invece questa è ancora una dicotomia, nel senso che molto spesso gli owner della scelta, della decisione sulla parte di loyalty, sulla parte promozionale sono divisi, perché da una parte spesso si parla col marketing, dall'altra parte si parla con l'area tecnologica. E questa disgiunzione ovviamente crea confusione e lo si vede un po' anche dal dato, perché se noi andiamo ad estrarre le percentuali della necessità della focalizzazione sulla parte analytics, sulla parte di personalizzazione, molto bassa, cioè noi abbiamo due dati sotto il 10%, allora uno si chiede: ma allora perché ci dobbiamo dotare di tutta questa tecnologia market centrica, se poi alla fine l'azienda sente solo il 10% di necessità o il focus sulla parte di analisi e sulla personalizzazione è così basso? Il tema è quindi cercare di ridurre probabilmente questa complessità e, come sempre capita, ma questo fa parte dell'uomo,
La complessità la si riduce con la diffusione della conoscenza, no? Quindi abbiamo sempre sentito parlare di big data, smart data, era un po' l'hype, poi ce ne sono tanti nel nostro settore, blockchain, business intelligence, machine learning, eccetera, sono parole. Il tema big data versus smart data, la vera domanda in questo momento per le aziende non è tanto come passo dal big data allo smart data, questa è la tecnologia che ci aiuta a farlo, adotto una tecnologia e questo passaggio ce l'ho. La vera questione, secondo me, chiara anche in questa slide, è una volta che sono smart questi dati, cosa ne faccio? Nel senso, come li attivo? E la risposta ce l'abbiamo qua, abbiamo Customer Data Platform al 7%, cioè ci sono comunque dicotomie forti fra la corsa alla dotazione tecnologica e poi la capacità di utilizzarla. Allora, quando spesso noi nelle aziende facciamo il nostro racconto, evidentemente ci troviamo di fronte a scelte tecnologiche, a necessità di marketing, ma quello che sempre di più conta è i risultati migliori arrivano sempre in questo scenario. E quando l'azienda si è dotata prima di conoscenze, prima di soft skill, hard skill in quella direzione, prima ancora di scegliere lo strumento. Noi in un altro pitch che abbiamo fatto tempo fa, a Touch abbiamo verificato come ci sia un'esigenza enorme di data scientist all'interno delle aziende, cioè il futuro molto spesso occupazionale si concentra rispetto a questi profili. Ecco, forse bisognerebbe concentrarsi un po' su questo, no? Il mondo universitario, no? Il mondo, diciamo, formativo. Se andasse di più e si concentrasse molto su questo percorso, avremmo più persone in grado di scegliere. Questa confusione si ridurrebbe, questa slide avrebbe magari cinque macro elementi che dal nostro punto di vista, dal Marte Company, cioè chi ci lavora tutti i giorni, sono molto chiari. Mentre molto spesso, soprattutto nelle aziende, come vediamo anche dalle interviste, sono ancora confusi. Grazie Fulvio. Ecco, guarda, hai toccato un punto che come docenti universitari ci sta veramente molto a cuore, la necessità dei profili dedicati alla capacità di leggere i dati, i data scientist. Mi fa piacere anche dire che l'osservatorio è a Parma non a caso, perché nella nostra magistrale insegniamo materie che non insegniamo da nessun'altra parte, come appunto loyalty marketing o CRM Customer Analytics, ma anche neuromarketing piuttosto che consumer behavioral analysis o data science. Quindi noi ci crediamo ed è per questo che portiamo avanti questo osservatorio da tempo. Ecco, mi fa molto piacere sentire anche questa prospettiva appunto dal mondo aziendale.